morali. Ringrazio per questa opportunità, per questo invito che mi offre la possibilità anche di non solo passare per Padova, ma di stare qualche ora in questa bellissima città. Bene, voi avete una traccia abbastanza analitica, io approfondirò alcuni elementi che dal mio punto di vista teologico-dogmatico sono fondamentali. I due termini, interculturale, interculturalità ed interreligioso, hanno ovviamente questa preposizione di origine latina che ha a sua volta un collegamento con quella greca dia e che indica precisamente un passaggio, uno scambio, tant'è che dialegomai significa converso, tratto, parlo, discorro, ragiono, eccetera. Per quanto riguarda invece i termini culturale e religioso, da cui anche culturalità, che declinano rispettivamente questa preposizione, essi hanno al loro fondo, ovviamente, due concetti estremamente complessi che vanno ben al di là di quello che potrebbe essere uno studio così di tipo sintattico o grammaticale o meramente terminologico. E vorrei appunto mostrare come in questa complessità religione e cultura si intersechino, ma nello stesso tempo, pur sembrando un'unità, siano due realtà contigue, correlate, ma non identiche. E vorrei strutturare la mia riflessione in tre momenti, in tre passi. Dobbiamo inizialmente comprendere perché, pur intrecciate queste due realtà, questi due concetti che le designano, sono differenti. E poi un secondo punto, altrettanto fondamentale, concerne il nostro contesto, il contesto in cui noi oggi ci muoviamo, con i suoi fattori di ambiguità estrema, soprattutto in rapporto alla realtà e al concetto di religione, che rispetto alla cultura si trova forse, anzi sicuramente, più esposto di quanto si possa immaginare a critiche radicali. Nella terza parte di questa riflessione presenterò alcune conclusioni e, dopo aver ascoltato anche qualche cosa in più rispetto a quello che voi trovate qui, quindi aggiungerò qualcosa, ma molto poco, in modo tale che si possa fare un bilancio di questo percorso e vedere analogie e differenze da un punto di vista più strettamente teologico. Se andiamo al termine cultura, e così entro nella prima parte, abbiamo visto che nel suo senso letterale cultura è il prodotto di un actus colendi. Grammaticalmente parlando, alla radice vi è il verbo colo, da cui poi il participio cultum, e possiamo dire che abbiamo dallo stesso verbo sia l'espressione cultus che l'espressione cultura. In Cicerone il cultus agri è la coltivazione del campo, ma in Cicerone troviamo anche l'aspetto, l'ambito figurato, l'accezione figurata, cultura animi, conferisce al termine il senso di una educazione dello spirito, di una formazione dell'animo umano. In questa seconda accezione ci interessa in maniera particolare, quindi non l'agricoltura che è l'espressione immediata più utilizzata, ma il senso figurato di cultura, ed è interessante vedere la prima, diciamo, descrizione che troviamo, e la troviamo nel Concilio Vaticano II, quindi entriamo nel pensiero conciliare. È una descrizione molto articolata, ma anche molto generale. Con il termine generico di cultura si vogliono indicare tutti quei mezzi con i quali l'uomo affina e sviluppa
le molteplici capacità della sua anima. Lascio a voi il resto della lettura. In questa descrizione cogliamo diversi livelli che vanno distinti e che sono presenti contemporaneamente nella medesima realtà. Il livello filosofico-antropologico. E qui mi ispiro a Romano Guardini, che ha delle pagine bellissime su questo tema. Romano Guardini afferma trattarsi di un concetto distinto, ma strettamente connesso a quello di natura. Mentre infatti la natura, cito, è la totalità di ciò che è immediatamente dato, come innato nell'uomo o come a lui circostante, come ciò che è presente da se stesso senza l'uomo, la cultura è, per converso, la totalità di ciò che l'uomo fa del dato naturale, conoscendo, prendendo posizione, in altre parole, agendo e interpretando la natura, trasformandola, cambiandola, plasmandola e modellandola. Il cultor, quindi, è solo l'uomo, perché solo l'uomo è il soggetto capace di un actus colendi e, come dice De Finance, il padre De Finance, solo all'uomo è data questa straordinaria prerogativa, che non è quella degli animali, certamente. San Tommaso, del resto, definisce un atto dell'anima l'atto della trasformazione, cioè è un'intenzionalità profonda che precede l'atto materiale che trasforma la natura. L'atto di cultura è perciò un atto in cui la natura viene rielaborata dallo spirito dell'uomo. E questo atto non nasce da una pura esigenza di natura, cioè da un bisogno, proponiamo il procurarsi il cibo, ma è un'esigenza che va al di là, che viene dallo spirito, che trasfigura anche l'atto del mangiare. Io mi ricordo, il mio professore di filosofia diceva, gli animali devono mangiare per una questione di istinto e quello che trovano mangiano. L'uomo non solo deve mangiare, ma deve creare il cibo, lo deve trasformare, lo deve rendere esteticamente piacevole. Cioè c'è un'intenzionalità spirituale anche nell'atto stesso di soddisfare un bisogno naturale. Ma più importante di tutti è il livello metafisico. Questo livello è il più determinante. Infatti la cultura è l'esito, il prodotto di una molteplicità di atti spirituali che precedono e ispirano gli atti materiali. Pertanto nell'atto di cultura l'uomo, forgiando la materia, allo stesso tempo la trascende, perché la interpreta. Del resto proprio De Finance lo spiega bene, affermando che mentre l'animale non si interessa ai suoni, alle forme, ai colori, ai profumi, ai sapori, se non in rapporto a precise funzioni vitali, l'uomo al contrario è mosso da una forma spirituale. E come potete leggere, De Finance dice: nell'uomo sussiste un fattore di verticalità, la natura spirituale che lo connota, la ragione aperta sull'universale, e tutto ciò non può non riflettersi sull'atto di cultura. Vi è anche da dire, e qui torno a Guardini, un'altra prospettiva, cioè l'uomo quando tocca la materia non può lasciarla, se è veramente, diciamo, un atto di cultura e non un atto distruttivo, così com'è, ma sente dal profondo della sua intenzionalità spirituale l'esigenza di ricrearla. Io penso, quando dico questo, a Michelangelo, alla sua capacità di trasformare la materia. Ecco, è un magnifico esempio di come, usando di materiale grezzo, riesce a ricrearlo, a dargli una vita, a dargli un'espressione straordinaria che raggiunge e commuove.
Peraltro c'è anche un corollario che bisogna sottolineare, quello della dimensione sociale della cultura e l'importanza dei valori universali. Nella descrizione conciliare di cui parlavo prima si pone in evidenza proprio la dimensione sociale. Non esiste infatti cultura se non il rapporto a una società, perché il cultor è una persona e la persona è un essere costitutivamente aperto all'altro, in relazione con gli altri. Un atto di cultura, se autentico, non è mai solamente per se stessi, ma è un atto di comunicazione, di condivisione, e quindi ha anche una funzione pedagogica, perché la cultura è coltivazione dell'uomo e un atto creativo sulla materia non è mai un atto solipsistico, ma ha una funzione sociale, ha una funzione pedagogica, fa crescere l'uomo, fa crescere la società in cui quest'atto è compiuto. E mi piace citare la frase di De Lubac: la società delle persone non è una società animale, l'unità degli spiriti non è un'unità di specie. Cioè l'essere società è qualcosa che trascende il semplice rimanere o stare insieme, ma è un qualcosa che afferisce alla dimensione spirituale, a questa intenzionalità profonda dell'uomo. La cultura è tuttavia tanto più elevata qualitativamente quanto più è capace di parlare e di commuovere l'umanità intera, e tanto più è capace, tanto più vuol dire che veicola valori universalmente recepibili. E io penso alla bellezza di taluni monumenti, di talune sculture che, come dire, attirano persone da tutto il mondo a Roma. Quanti giapponesi vedo entrare in San Pietro per vedere la Pietà. Ecco, c'è un linguaggio universale, significa che si è raggiunta un'espressione così alta che questo valore della bellezza è talmente aperto all'altro che è immediatamente intelligibile dall'altro. Ma accanto a questi pochi spunti che ho dato di cultura, quello che vi dicevo più importante per noi è riflettere sul significato di religione, cercando di distinguere quello che è una descrizione da un punto di vista teologico del concetto, teologico chiaramente cristiano, dalla interpretazione che in questi ultimi secoli se n'è data. E l'espressione latina religio è un'espressione che non troviamo, non ha un corrispettivo nel greco, ed è di origine precristiana. La troviamo in Cicerone, è noto il suo dialogo sulla natura degli dèi, ed è anche nota l'interpretazione totalmente, diciamo, latina di una religione collegata all'acquisizione della cittadinanza, cioè si appartiene a una religione perché si è cittadini di Roma. Tuttavia questa nozione, pur essendo connotata da un'esperienza specifica, quella della latinità, è in realtà un concetto che in ambito cristiano viene totalmente trasformato. E abbiamo proprio alcuni punti, alcune tappe fondamentali di questa elaborazione da parte cristiana di un significato decisamente specifico del cristianesimo. Abbiamo in Lattanzio, da prima, la sottolineatura della religione come relazione, vincolo, rapporto, come già è possibile appunto cogliere. E d'altra parte Agostino riprende questo spunto di Lattanzio, questa dimensione della relazionalità tra Dio e l'uomo, ma ponendo l'accento sul tema della verità, cioè unica è la religione perché unico
è il Dio vero. Non vi può essere altra verità che in Cristo, che è il rivelatore di Dio, e nella sua verità si fonda la religione vera. Per questo le altre religioni, dice Agostino, sono false, perché non fondate sulla verità dell'unico Dio rivelato in Gesù Cristo. Questo nesso, per così dire, ontologico tra verità e unicità di Dio rimane una caratteristica essenziale della tradizione cristiana fino, potremmo dire, ai nostri giorni, perché ritroviamo un eco di questa lettura proprio nel Concilio Vaticano II, che non ci offre una descrizione di religione come invece fa di cultura, ma ci dà due spunti, il primo in Nostra Aetate e il secondo in Dignitatis Humanae. In Nostra Aetate 1 dà una lettura, una spiegazione delle religioni in quanto tali come risposta alle grandi questioni che investono l'esistenza umana. E in questa prima descrizione di Nostra Aetate 1 non ricorre la parola Dio, mentre in Dignitatis Humanae 1 troviamo proprio il concetto: questa unica vera religione crediamo che sussista nella Chiesa Cattolica. Questa espressione sussiste nella Chiesa Cattolica richiederebbe una digressione che non faccio su alcuni testi di Pio IX che tendeva a fare questa identificazione tipica della teologia dell'Ottocento e dei primi Novecento, cioè la Chiesa Cattolica come garante della verità della religione cristiana. In questo senso si vuole parlare qui. Ma al di là di questo tema, che non posso qui trattare, è interessante notare che anni dopo, nel 75, Paolo VI scrive nell'Evangelii Nuntiandi: la nostra religione instaura effettivamente con Dio un rapporto autentico e vivente che le altre religioni non riescono a stabilire. Quindi in queste parole noi troviamo da un lato una descrizione generale, che è quella anche del concilio delle religioni come tali, ma dall'altra la convinzione che la religione cristiana, proprio perché è la relazione riuscita tra Dio e l'uomo in Cristo, è l'unica vera. Le altre sono tentativi, sono sforzi verso l'alto, le braccia tese al cielo, ma l'unica religione che trova, che realizza questa possibilità di relazione è la cristiana. E lo stesso tema voi lo trovate proprio in Ecclesiam Suam, l'enciclica di Paolo VI, dove parla proprio di questa differenza per lui sostanziale, che è una differenza teologica. Non è una svalutazione delle religioni dal punto di vista del contributo che esse possono dare, ma dal punto di vista della fede c'è un dislivello che non può essere superato, proprio perché l'elemento discriminante è Cristo. Bene, questa concezione che quindi ritroviamo riflessa nelle parole di Paolo VI significa che da un lato rimane nel linguaggio della Chiesa, dall'altro però, se noi vediamo il dibattito sulla religione che abbiamo a partire dall'Illuminismo, è seriamente messa in crisi, criticata in modo radicale. E appunto per questo dobbiamo guardare al pensiero odierno della religione, sulla religione, guardando a questo processo di critica radicale che porta alla disintegrazione o al tentativo di disintegrare la valenza teologica, l'interpretazione teologica da parte cristiana. E cito solamente figure come Ludwig Feuerbach, con il suo nient'altro che la religione come proiezione dell'io, quindi una realtà che va ridotta
ridotta all'uomo, quindi una religione ridotta a livello antropologico, quindi che perde totalmente sia la sua caratteristica soprannaturale che la pretesa della sua unicità, ma abbiamo anche critiche come quella di Schleiermacher con i suoi discorsi sulla religione, e Schleiermacher è il padre del relativismo moderno e anche di alcune svolte teologiche in ambito cattolico come quella knitteriana, dove appunto si mette in crisi il concetto, l'idea della pretesa di unicità e di verità da parte della religione cristiana. E però abbiamo sul farsi dei secoli, quando la religione è ridotta a fenomeno da investigare con le scienze, arriviamo al punto che questa lettura è così, come dire, fraziona e frammenta la realtà della religione al punto tale che, ad esempio, Terrin dice, giustamente, a mio giudizio, che non è più possibile dare una definizione di religione perché a forza di vivisezionarla dal punto di vista psicologico, sociologico e via dicendo, se n'è persa l'essenza. Quindi proprio la tirannide, lui dice, la tirannide delle epistologie moderne ha provocato questa frantumazione. C'è chi, come Wilfred Cantwell Smith, aveva già nel 62, poi alcuni decenni dopo, riproposto l'idea che si dovesse lasciare cadere il concetto di religione. Come anche abbiamo invece posizioni certamente più moderate che si interrogano, come quella di Giovanni Filoramo, che dice, bene, la religione oggi è una realtà culturale proteiforme dal volto così sfuggente che dobbiamo tornare a chiederci che cosa è religione. E questa domanda, che cosa è religione, io ho notato, emerge sempre più nella riflessione contemporanea, ma strano a dirsi, emerge solo in ambito filosofico o sociologico, ma non emerge per ora in ambito teologico. E per me questo è molto grave, perché noi in teologia continuiamo a parlare di teologia delle religioni quasi dimentichi di quello che sta succedendo fuori dalle pareti delle nostre facoltà teologiche. Invece dovremmo tornare a recuperare il significato cristiano e interrogarci rispetto a questa critica radicale. Quando quindi oggi in Occidente si parla di religione, ci si trova davanti a un surrogato di elementi di varia provenienza. Il cardinal Ratzinger, al tempo in cui era cardinale, definiva la religione un cosmo di simboli, questa idea di religione che oggi noi abbiamo e che serpeggia e che attraversa anche, io dico, molte volte anche il nostro modo di comprendere come cattolici. Certamente penso che dopo gli eventi della caduta del muro di Berlino e l'11 settembre del 2001 la religione sia riemersa con prepotenza all'attenzione, perché la caduta del muro di Berlino ha mostrato che non si può estirpare la religione dal cuore degli uomini. E mostra anche i danni dell'ateismo di Stato. Dall'altra, l'11 settembre ha mostrato, quando già si diceva che ormai le religioni erano morte, che la vera religione era la secolarizzazione, questo lo diceva Harvey Cox, bene, questo evento ha mostrato come le religioni storiche possono essere improvvisamente così forti da generare dei movimenti, da generare un'energia che porta a letture del tipo fondamentalista ed integralista. Quindi la religione è tornata prepotentemente al centro. In reazione a questa conflittualità si va pensando che occorra superare le religioni storiche perché fattori di conflittualità, e la prima si dice è proprio la cristiana con questa sua pretesa di unicità, per arrivare a una sorta di religione del futuro o al futuro che sia sottoposta alle leggi della globalizzazione e della mondializzazione. E su questo punto io mi trovo in disaccordo perché, leggendo ad esempio Guy Le Beau, un suo recente libro,
dice, proprio perché la società ha come dato di fatto il meticciato, dobbiamo anche cambiare la nostra idea di religione, e la religione che sopravviverà nel futuro sarà la religione del meticciato, dove abbandoniamo l'identità per assumere la relazione con l'altro come chiave di volta dell'essere religioso. E su questo punto non posso trovarmi d'accordo. Questa idea della religione del futuro torna anche in un libro appena uscito nel settembre 2009 di Harvey Cox, che è interessante, predicava 30 anni, 40 anni fa la fine della religione e l'inizio della religione del secolarismo, e adesso ritiene invece che la religione sia ritornata, anzi sia ancora più forte di prima, e quindi ha scritto un libro sul futuro della fede, dove però anche lui dice la religione del futuro, il futuro della fede è una religione che supera l'identità delle singole religioni in un comune vivere insieme in relazione. Ovviamente questo porta a dei riflessi culturali non indifferenti. L'ideologia della religione, a partire dall'illuminismo in poi, ha portato dei modelli di società in cui la religione era o estirpata o sottomessa a delle logiche discriminatorie. E quindi si assiste oggi a un fenomeno quasi paradossale, perché noi abbiamo nelle nostre società di matrice occidentale, penso a quella americana ma anche a quella europea, la divaricazione tra cultura e religione cristiana in maniera particolare, ma proprio in seno a queste società si sta ponendo enorme enfasi proprio sull'interculturale e sull'interreligioso, cioè da un lato la religione è estromessa, dall'altra però entra prepotentemente come chiave di lettura dell'essere insieme il tema dell'interculturalità, con delle conseguenze per la fede che non sono affatto per me positive. Vi faccio due esempi. Io ho voluto seguire alcuni spezzoni su YouTube del funerale di Michael Jackson, perché era molto interessante vedere, non perché sia fans di Michael Jackson, ma ho voluto vedere come veniva recepito questo funerale. Voi sapete che lui era musulmano, convertito recentemente, e i parenti erano dei testimoni di Geova. Ebbene, tutto il dibattito che si trova prima del funerale è concentrato sul tema dell'interreligioso. Come anche, se voi vedete sul sito del Pew Forum di Washington, è molto interessante leggere la situazione, il contesto attuale religioso in America, il rapporto con la religione, e si mostra come l'appartenenza a varie religioni sia la chiave per superare la identità, l'appartenenza alla singola religione, per cui ciascuno prende alcuni elementi dalle varie religioni e si confeziona una religione propria. Ecco, in questo senso andiamo incontro a quella che Casper già nel 2002 definiva una disgregazione dell'identità cristiana europea, ma io direi anche una disintegrazione dell'identità confessionale. Quindi arriviamo al punto chiave, quello del dialogo interculturale e interreligioso. Avendo visto i due significati, avendo visto il contesto in cui viviamo, con le sue ambiguità, con le scelte a volte contraddittorie, che vanno contro a un principio, a una visione teologica della religione, per noi cristiani, di Cristo come unica vera, bene, qui si staglia il problema di questa affermazione del Papa, comparsa il 23 novembre sul Corriere della Sera, dove, appunto, il Papa dice la fede non si può mettere tra parentesi e è più facile un dialogo interculturale che un dialogo interreligioso, cioè il dialogo interreligioso in senso stretto non è possibile. Ora, questo ha
così suscitato scalpore, doveva essere una lettera privata, e questo lo chiaro perché si vede l'intestazione della lettera personale del Papa, della carta da lettere personale del Papa, e questa lettera è stata resa pubblica, quindi, e non è stata smentita, quindi vuol dire che è vera, il Papa non poteva smentire, perché era sua, ma è interessante vedere come questa posizione che ha fatto scalpore sia una posizione che abbiamo trovato anche in altri passi, in altri interventi del Papa, dove il Papa appunto parla di una multiculturalità, era cardinale quando ne parlava, incoraggiata da un Occidente che tende a entrare, anzi è nella piena patologia dell'odio di sé. Ora, rispetto a questa, quello che vi dicevo prima, la contraddizione che noi abbiamo tra un Occidente che odia se stesso o un Occidente che respinge la religione e poi l'Occidente che spinge sul pedale dell'interculturale, dell'interreligioso, ebbene, come si deve porre il cristiano? E qui io parlerei di un codice di coerenza alla verità. E il codice di coerenza alla verità deve contraddistinguere sia il dialogo interreligioso che il dialogo interculturale, tenendo conto che mentre la cultura è un'azione sulla natura e che quindi vede maggiori possibilità di uno scambio perché il cultor è l'uomo come tale e quindi ci può essere effettivamente una riflessione insieme a persone che provengono da altre culture, diverso è invece il discorso nel dialogo interreligioso dove non è l'uomo artefice della religione, ma l'uomo riceve questo dono da Dio come cristiano. E qui, diciamo, è ancora più determinante questo codice di coerenza alla verità. Non possiamo farne a meno neppure quando entriamo seriamente in un dialogo. L'uso del dialogo interreligioso da parte dello Stato non ha lo stesso significato che ha l'uso nella Chiesa. Se vi leggete Ecclesiam Suam, vedrete che le motivazioni che spingono al dialogo il cristiano, secondo Paolo VI, sono il dono che il cristiano ha ricevuto in Cristo. Lo Stato farà un dialogo interreligioso per ragioni di coesistenza sociale, ma l'idea di dialogo interreligioso di uno Stato non può essere portato alla stessa strega, allo stesso livello del dialogo interreligioso della Chiesa e dei cattolici con le altre religioni. E vengo così alla fine. Qual è la differenza tra dialogo interculturale e dialogo interreligioso? Io più che di differenze parlerei proprio di differenza e credo che il punto fondamentale è quello che vi ho detto prima. A livello di cultura si ragiona sul modo di agire sulla natura e sul prodotto che ne proviene dall'intenzionalità spirituale. Ma per quanto riguarda la religione è in gioco una verità, che è la verità di fede, rispetto alla quale noi come cristiani non possiamo indietreggiare. Nell'interculturale invece questa possibilità di scambio è più aperta ed è interessante la proposta del Papa di riflettere sugli effetti di una scelta religiosa, di un'opzione religiosa sulla cultura. E qui io penso, e in questo senso sono ancora in disaccordo, che l'Occidente abbia un ruolo straordinario, perché se noi continuiamo a leggere la storia dell'Occidente solo alla luce del colonialismo e dei fallimenti oggettivi che ci sono stati, noi perdiamo di vista quella vis interculturale che è tipica dell'Occidente, che è l'unica cultura che abbia cercato l'altro. Io vengo da alcune settimane fa da un convegno su Matteo Ricci, e concludo, in cui è emerso che l'uso e la conoscenza e l'amore per la propria cultura, quella occidentale, pagana,
e cristiana, ha consentito a Ricci non solo di parlare di astronomia, che questa era la sua conoscenza scientifica, ma di introdurre come primo suo libro, in un dialogo interculturale che poi sarebbe diventato anche interreligioso, il tema dell'amicizia. Qui io penso noi dobbiamo resistere alla tentazione di pensare che sia finito il ruolo dell'Occidente. Per me l'Occidente, che ha questa vis interculturale, questa forza, questo dinamismo, ha questo dinamismo in virtù di questa forza che gli proviene dalla fede cristiana. E in questo senso non possiamo pensare di concepire come cristiani anche l'interculturalità semplicemente come uno stare insieme, un condividere. C'è qualcosa di più, c'è una specifica vocazione che ci portiamo dentro e che vede da un lato l'irrinunciabilità della verità della fede, dall'altra forse, questa è la mia opinione, la forza interculturale di quella cultura nella quale il cristianesimo si è impiantato. Ed è questa cultura, tra l'altro, che ha valicato oceani, mari, montagne per raggiungere l'altro. Questo non dobbiamo dimenticarlo. Grazie.